Salve a tutti ed eccoci qui con la recensione di Sega Mega Drive Blades Ultimate Handheld. Scusatemi per la pronuncia. Comunque, grazie a questo nuovo prodotto proposto da Blades, tutti gli appassionati di videogiochi potranno rivivere le emozioni e le avventure rinchiuse in questa piccola console portatile, alimentata da solo tre pile, mini stilo, che contiene ben 20 giochi del mitico Sega Mega Drive. Questa è una console piccola, pratica ed economica, dotata anche di un cavo per collegare la console a un monitor o una TV e di una presa per le cuffie. Sega Mega Drive Blades Ultimate Handheld è facile da utilizzare grazie al menu iniziale che consentirà l'accesso ad ogni singolo gioco presente. Volevo parlarvi della lista completa dei giochi contenuti nella console, ma visto che la pronuncia in inglese per me è un po' un ostacolo, scriverò tutti i titoli sotto nel video, nella descrizione, quindi scusatemi se non ve lo dico a voce, però per evitare di far brutte figure ve la metto sotto al video. Comunque, con i giochi contenuti nella console portatile, il giocatore avrà così la possibilità di rispolverare le avventure di Alex Kidd, l'omino dalle orecchie giganti, durante la sua quinta avventura nell'episodio Uncharted Castle del 1989, creato appositamente per il lancio del Sega Mega Drive nel febbraio dello stesso anno. Per poi tornare al picchiaduro scorrimento orizzontale con Artelead Beast, sviluppato nell'88 e successivamente convertito sulle console mantenendo la sua ambientazione fantasy e mitologica, che porta il protagonista alla ricerca della giovane Atena. Oppure rivivere l'avventura di Return of the Ninja di Shinobi nello storico platform a scorrimento orizzontale del 1993, il migliore di tutta la serie. Inoltre potrete giocare al bellissimo gioco Golden Axe, il picchiaduro Sega del 1989, e poi chi non vorrebbe correre a tutta velocità insieme a Sonic, graficamente il migliore della lista, il simpatico riccio blu con le scarpe rosse, nato nel 1994, capace di arrampicarsi ovunque, muovendosi a velocità supersonica. E infine aiutare Echo, il delfino di Sega Mega Drive, che parte alla ricerca dei suoi amici catturati, immerso in un mondo marino ricco e realizzato con una grafica che ai suoi tempi era impeccabile. Comunque, non vi parlo di tutta la lista completa dei giochi perché il video diventerebbe troppo lungo e volevo fare un video abbastanza corto. Comunque adesso vi parlo di cosa ne penso della console e darò pure un voto da 1 a 10. In conclusione, veramente sorprendente questa console vintage di Blades. Ad un prezzo di 39,90€ ci portiamo a casa una console portatile con 20 giochi del mitico Sega Mega Drive. Nella lineup troviamo alcuni veri cult games come Sonic, Echo, Altered Beast, Shadow Dancing e Golden Axe, attorniati da altri titoli che hanno comunque il loro perché. Certo, si sarebbe potuto andare a pescare fra altri capolavori, ma c'è da essere soddisfatti sia sul lato software sia sul lato hardware, con un ottimo schermo e la possibilità di collegare la piccola console a un monitor o a una TV. Il voto che gli do a questa piccola console è 9 su 10. Mi sono dimenticato di dire che su questa console c'è la possibilità di inserire una SD card, dove noi dal computer metteremo le nostre ROM preferite del Sega Mega Drive, scaricabili da internet ovviamente, e verranno emulati in questa console, cioè proprio una parte del menu dedicata all'emulazione delle ROM scaricate. Comunque, per farla breve, spero che il video vi sia piaciuto, anche se non è granché, solo che il caldo veramente a me mi rintontisce, però posso dire che mi sono impegnato abbastanza sia a fare la recensione scritta che a dirla. Spero che il video vi sia piaciuto. Se volete mettete mi piace, condividete sui social network che preferite, iscrivetevi al canale. La prossima recensione dovrei fare la recensione del Sega Mega Drive Ultimate Collection per Xbox 360 Play 3, che uscirà fra pochi giorni. Comunque, per farla cortissima, spero che vi sia piaciuto, come ho già ripetuto 50 volte. Ciao a tutti, alla prossima!